Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vi farò vedere tutti i miei acquisti che ho fatto oggi alla mostra dei minerali a Roma. Non ho acquistato tanti minerali perché gli altri non mi sono piaciuti e comunque ce n'erano pochi. Infatti mi è piaciuta più la mostra dell'altro anno. Allora, questo è lo zolfo, pagato 15 euro, proveniente dalla Sicilia. Non mi ricordo dove precisamente. Molto bello. Con dei cristalli anche abbastanza grandi. Credo sia l'esemplare di zolfo più bello che ho. Ok, poi c'è il rame nativo, che è l'unico esemplare che ho e lo cercavo da tanto. Molto bello. Costato 10 euro. E proveniente dagli Stati Uniti. Ok, poi c'è il dioptasio, di cui ho già anche un altro esemplare, quindi non è l'unico che ho. Molto bello, venuto 13 euro. Credo che abbia anche incursioni di celestina, questa qua bianca. E proveniente dalla Namibia. Molto bello. Ok, poi c'è il turchese. Pagato 20 euro. Questo non so da dove proviene perché quello che me l'ha venduto non l'ha scritto. E sono quasi sicuro che sia vero perché me l'ha venduto quello che mi ha venduto l'unico esemplare che si è ritenuto vero. Questo a differenza dell'altro esemplare che ho, ha dei colori più accesi e meno incursioni. Scusate. Anche questo è molto bello, ovviamente levigato e non grezzo. Poi c'è questo esemplare di ametista cactus, di cui ho anche un altro esemplare comprato alle porte di Atlantide. E per chi non lo sapesse, dei cristalli di ametista ricoperti da altri cristalli però molto più piccoli. In questo caso ho solo un cristallo, il mio, ricoperto da altri più piccoli. Questo non ha dei colori molto accesi, però mi piace lo stesso. Guardate. Ok, poi c'è l'unico esemplare che ho di granato, molto bello. L'ho comprato apposta, un po' rotto perché comunque ha questi riflessi rossi. Questo molto bello. E quindi, come ho detto già, questo è il primo esemplare che ho di granato e non so da dove proviene.
Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, attivate la campanellina e scrivetemi sotto nei commenti qual è il vostro preferito. E ciao!